Mi chiamo Stefano Gori, sono di Brescia, vengo dal Milan e faccio il portiere, gioco a calcio. Sono un ragazzo solare, cui piace stare con gli amici, così. Sono un po' permaloso e basta. Sinceramente a me piace stare mi piace sempre stare in compagnia, quindi mi piace parlare con gli amici, mi piace uscire, fare le serate fino a un certo punto. A me ha sempre consigliato di giocare a pallavolo perché quando giocavo a scuola ero bravo, allora poi mi è sempre piaciuta la pallavolo, quindi probabilmente mi sarei dato a quello sport. Ma io da piccolo ho sempre sognato di fare il calciatore. Sempre, da quando avevo 4 anni che ho iniziato a tirare i primi calci al pallone. Quando giocavo nell'oratorio della mia zona, praticamente non c'erano più i portieri perché erano saliti di età, e allora sono finito in porta perché volevo provare e niente, alla fine il mister mi disse: no, no, tu stai in porta, basta. Quindi sereno. Forse perché ero scarso fuori, non lo so. Il 66. 66, perché per me è una persona molto importante che mi ha aiutato tanto nella vita. Io ho fatto tanti anni di settore giovanile nel Brescia, quindi il Brescia rimarrà per sempre nel mio cuore. E infatti non vedo l'ora di rincontrarli qua il 23 dicembre. No, il Brescia, come il Bari, c'è una società che ha una storia importante. Poi le due tifoserie sono due tifoserie affiatate, tutte e due, quindi soltanto che il Bari ne fa un po' di più, guardando anche lo stadio che c'ha. Quindi sono andato via dalla famiglia a 17 anni, che mi sono trasferito a Milano. Il primo impatto è duro, poi piano piano ci si abitua. Il mio giocatore di riferimento è Courtois, portiere del Chelsea, fortissimo, mi piace. Perché mi piace lo stile, mi piace come para, mi piace tutto. La mia parata più bella, sì, quella che alla fine ho fatto contro il Milan. Ho fatto Brescia-Milan quando ero ancora al Brescia, e proprio al 90esimo, proprio nei minuti di recupero, che stavamo vincendo 3-2, ho fatto una parata, diciamo, importante, che poi mi ha portato visibilità. Gagliani e Inzaghi vennero lì da me e mi fecero i complimenti. Cioè, io e anche i miei genitori fummo molto fieri di questa cosa. Sono ricordi che comunque non si dimenticheranno. Il ruolo del portiere è sempre stato una cosa molto complicata, quindi diciamo che è difficile dar fiducia anche a un giovane. Però alla fine se non ti ci butti non puoi mai scoprire. È molto preso riso, patate e cozze. Come lo cucinate con voi è tanta roba. Vado sul sicuro, dico pizza. A Bari di pizza se ne mangia, è anche buona. Henry, ad esempio, è un portiere molto esperto. Ale è un portiere un po' più giovane, e quindi mi trovo bene con loro e basta. È difficile, questa qua era difficile. Questa qua era un po' difficile perché non c'era nelle domande, quindi l'hai fatta apposta. Sono un ragazzo che sì, accetta le critiche, ma fino a un certo punto, perché nello spogliatoio io ho il massimo rispetto di tutti, ma quando entro in campo non mi interessa di chi c'ho davanti. Il tifo barese è una cosa di eccezionale. Io vedo tutte le volte la curva, mi ha emozionato veramente quando abbiamo giocato contro la Salernitana, una cosa che non mi era mai capitato di vedere. Nomino King Boateng. We want you, ci vediamo domenica. Ciao a tutti, un bacione.